era il compleanno dell'infanta, la figlia del re di Spagna. Molti secoli fa, compiva 12 anni e quel giorno il sole splendeva sui giardini del palazzo. Benché fosse la figlia del re di Spagna, festeggiava solo un compleanno all'anno, come i figli della povera gente, per cui quel giorno doveva essere davvero un bel giorno. E infatti così era. I tulipani stavano dritti sui loro gambi come file di soldati, e attraverso il prato sembravano sfidare le rose dicendo: «Siamo belli come voi!» Le leggere farfalle dalle ali d'oro passavano di fiore in fiore, le lucertole uscivano dalle crepe nei muri per scaldarsi ai raggi del sole, i melograni si aprivano lasciando vedere il rosso del loro cuore, la piccola principessa era sulla terrazza con gli amici e giocava a nascondino tra le antiche statue di marmo. Di solito aveva il permesso di giocare solo con bambini del suo rango, quindi giocava sempre da sola. Ma per il compleanno il re le aveva concesso di invitare tutti gli amici che voleva. Naturalmente l'infanta era la più graziosa di tutti e abbigliata con più gusto. Aveva un vestitino di raso grigio con la gonna e le ampie maniche ricamate in argento e il rigido corsetto tempestato di magnifiche perle. Due leggere pantofole ornate di rosette spuntavano dall'abito mentre camminava. Il ventaglio di velo era di colore rosa e trapunto di perle e tra i capelli, che come un'aureola d'oro incorniciavano il volto pallido, portava una splendida rosa bianca. Da una finestra del palazzo il malinconico re la guardava. Dietro di lui stavano suo fratello Don Pedro d'Aragona e il suo confessore, il grande inquisitore di Granada. Il re era più triste del solito mentre guardava l'infanta inchinarsi con aria seria ai cortigiani o sorridere dietro il ventaglio alla severa duchessa di Albuquerque. Pensava a sua moglie, la giovane regina, morta appena 6 mesi dopo la nascita della bambina. L'aveva amata così tanto che non si era mai rassegnato alla sua perdita. Il corpo di lei era stato imbalsamato da un medico orientale e giaceva nella cappella di marmo nero del palazzo, dove era stato deposto quasi 12 anni prima. Thank you.
Una volta al mese il re, coperto con un mantello nero e una lanterna in mano, andava a trovarla e si inginocchiava piangendo accanto a lei e, nonostante le regole di corte, avrebbe voluto stringere quelle pallide mani ingioiellate e baciare come un pazzo quel volto immobile per riportarlo in vita. Tutto il suo matrimonio, dagli inizi festosi alla terribile agonia della fine improvvisa, gli tornava oggi alla mente mentre guardava l'infanta dalla terrazza. Aveva la stessa scontrosità di comportamento della regina, lo stesso modo imperioso di scuotere la testa, la stessa bocca deliziosa, lo stesso magnifico sorriso, quando ogni tanto sollevava la testa verso la finestra per salutare suo padre. Ma le risate stridule dei ragazzi davano fastidio al re. I festosi raggi del sole sembravano prendersi gioco del suo dolore. Si prese la faccia tra le mani e, quando l'infanta sollevò di nuovo la testa, le tende erano tirate e il re era scomparso. Lei fece una smorfia di disappunto e scosse le spalle, perché suo padre non stava con lei il giorno del suo compleanno. Cos'erano quegli stupidi affari di Stato? Oppure era andato di nuovo in quella buia cappella dove le candele bruciavano continuamente e lei non poteva entrare? Come poteva essere così sciocco in un giorno in cui il sole era così splendente e tutti erano felici? E poi avrebbe perso il combattimento di Tori, per cui le trombe già stavano suonando. Per non dire dello spettacolo di marionette e delle altre magnifiche sorprese. Suo zio e il grande inquisitore erano molto più sensibili. Erano usciti sulla terrazza e le facevano dei complimenti. Lei prese Don Pedro per mano e si incamminò verso un padiglione di seta che era stato eretto sul fondo del giardino, mentre gli altri ragazzi li seguivano. Alcuni giovani nobili vestiti da torero le vennero incontro e il conte di Tierra Nueva, un magnifico ragazzo di 14 anni, togliendosi il cappello con mossa elegante, la condusse verso una sedia d'avorio collocata sul palco davanti all'arena. Gli altri ragazzi si raccolsero intorno, agitandosi e chiacchierando, mentre Don Pedro e il grande inquisitore prendevano posto sorridendo. Anche la duchessa di Albuquerque sembrava aver perso un po' della sua rigidezza e qualcosa di simile a un sorriso passò sulla sua faccia rugosa. Era un magnifico spettacolo, molto più bello, pensava l'infanta, del vero combattimento di Tori che aveva visto una volta a Siviglia. Thank you.
alcuni dei ragazzi si pavoneggiavano su cavallucci di legno, impugnando lunghe lance ornate di nastri variopinti. Altri si muovevano a piedi, agitando le cappe rosse davanti al toro e saltando veloci oltre le barriere se l'animale li caricava. E il toro, fatto di legno e cuoio, correva per l'arena sulle zampe di dietro, cosa che i veri tori non fanno mai. Era davvero un magnifico spettacolo. E i ragazzi si alzavano in piedi gridando: «Bravo toro, bravo toro!» Dopo un lungo combattimento, durante il quale i cavallucci di legno erano stati incornati e i loro cavalieri disarcionati, il conte di Tierra Nueva riuscì ad immobilizzare il toro. Dopo aver chiesto all'infanta il permesso, gli conficcò la spada di legno nel collo con tanta violenza che la testa dell'animale si staccò, lasciando apparire la faccia sorridente del giovane Lorre, figlio dell'ambasciatore di Francia. Lasciarono l'arena e dopo un breve intervallo si radunarono intorno ad un teatrino dove recitavano le marionette. Recitavano così bene, con gesti e parole così naturali, che alla fine dello spettacolo gli occhi dell'infanta erano bagnati di lacrime. Anche alcuni dei ragazzi piangevano, tanto che fu necessario dar loro dei dolci per consolarli. Perfino il grande inquisitore era commosso e diede a Don Pedro, che era incredibile, come dei semplici oggetti fatti di legno e cera colorata, mossi meccanicamente con dei fili, potessero essere così infelici e incontrare così terribili disgrazie. Poi fu la volta di un giocoliere vestito di mille colori e di nastri ornati con campanelli, il quale si mise a suonare un flauto che si tramutò in serpente. Poi fece nascere dalla sabbia un piccolo albero carico di arance e infine trasformò il ventaglio della marchesina di Las Torres in un uccello azzurro che cominciò a volare tutto intorno cantando. Seguì il ballo dei fanciulli di Nostra Signora del Pilar, una lunga fila di bambini vestiti di velluto bianco con degli strani cappelli a cono che si muovevano secondo complicate figure, compiendo con grazia elaborata gesti lenti affascinanti, finché alla fine si tolsero i cappelli e si inchinarono all'infanta, che rispose ringraziando con cortesia. Si fece avanti un gruppo di gitani che cominciarono a suonare e a ballare nel centro dell'arena. Si muovevano dolcemente al suono della struggente melodia. Poi, improvvisamente, accelerarono il ritmo, volteggiando rapidamente al suono dei tamburi, fino a concludere la danza con un grido acuto. Alla fine della danza, i gitani condussero nell'arena un orso nero legato alla catena, facendolo ballare sulle zampe posteriori insieme a due piccole scimmie che fecero dei numeri molto divertenti. Usciti i gitani, venne fatta entrare una strana creatura, una specie di gnomo, con le gambe storte e la testa troppo grande.
Era un ragazzo selvaggio che alcuni nobili cacciatori avevano trovato qualche giorno prima mentre vagava nella foresta. Come a quel tempo si usava alle corti dei nobili, lo avevano portato a palazzo per fare una sorpresa divertente all'infanta nel giorno del suo compleanno. Appena lo videro, tutti i ragazzi scoppiarono a ridere. L'infanta poi non riusciva a trattenersi. Certamente il suo aspetto era davvero buffo e singolare, ma la cosa che faceva ridere di più era che lo gnomo non capiva di essere lui la causa di tanto divertimento. Più i ragazzi ridevano, più sembrava divertirsi anche lui. Cominciò a fare delle strane danze, alla fine delle quali guardava il suo pubblico con aria soddisfatta. Si inchinava agli spettatori uno per uno, sorridendo come se fosse stato uno di loro e non un terribile scherzo che la natura aveva confezionato per il loro divertimento. Lo gnomo poi era assolutamente affascinato dall'infanta, non riusciva a toglierle gli occhi di dosso e sembrava che danzasse solo per lei. Alla fine dello spettacolo, l'infanta si tolse dai capelli la splendida rosa bianca e, scendendo nell'arena con passo regale, gliela porse con il più dolce dei sorrisi. Allora lo gnomo accostò il fiore alle labbra e si inginocchiò davanti a lei con un sorriso da un orecchio all'altro e una scintilla di delizia negli occhi. L'infanta rimase talmente divertita che continuò a ridere fin dopo che lo gnomo era uscito dall'arena e ordinò che si preparasse un altro spettacolo con lo gnomo dopo la siesta del pomeriggio. Quando seppe che avrebbe danzato di nuovo davanti all'infanta, il piccolo gnomo ne fu così orgoglioso che cominciò a correre su e giù per il giardino, baciando la rosa bianca in un'assurda estasi di piacere, saltando e facendo i gesti più strani. I fiori del giardino si sentirono offesi per l'invasione e cominciarono a protestare. «Ma com'è brutto, è troppo brutto, è troppo brutto per poter stare in un posto dove ci siamo anche noi!» esclamarono i tulipani. «Dovrebbe bere del sonnifero e dormire per 1000 anni», dissero i lillà, agitandosi tutti arrabbiati. Thank you.
gridava il cactus. È piccolo e storto, con le gambe sproporzionate. Giuro che se si avvicina lo pungo con le spine. Se non bastasse, tiene in mano una delle nostre sorelle, si lamentavano le rose bianche. L'abbiamo offerta in regalo questa mattina all'infanta e lui gliel'ha rubata. Ma se i fiori erano così odiosi, gli uccelli invece amavano il piccolo gnomo. Lo avevano visto spesso nella foresta, mentre danzava come un elfo al ritmo delle foglie cadenti, o si rintanava nel cavo di un albero per dividere le sue noccioline con gli scoiattoli. Gli uccelli non si preoccupavano se era brutto, in fondo anche l'usignolo non era granché, eppure cantava in modo così dolce che si diceva che una volta la luna fosse scesa dal cielo per ascoltarlo. E poi lo gnomo era sempre gentile con loro e durante i terribili freddi dell'inverno, quando non ci sono bacche sui cespugli e il terreno è gelato, duro come il ferro e i lupi scendono alle porte della città per cercare da mangiare, lui si era sempre ricordato di lasciare delle briciole o altri pezzetti di cibo per i suoi amici uccelli. Così adesso loro gli volavano intorno e sfiorando le guance con le ali, e lui era così felice che sollevava la rosa bianca per far vedere a tutti il dono che l'infanta gli aveva fatto, perché lo amava. I fiori erano scandalizzati e dicevano: cos'è questo muoversi e agitarsi? La gente per bene sta sempre nello stesso posto. Come facciamo noi? Casomai chiamiamo il giardiniere e quello ci mette nella serra. Non siamo come gli uccelli che vanno sempre in giro e non hanno un indirizzo stabile. Per cui si sentirono sollevati quando videro lo gnomo allontanarsi verso il palazzo. Thank you.
cosa pensava il piccolo gnomo? Guardava la rosa bianca e pensava che l'infanta lo amava. Come sarebbe stato bello se fosse venuto via con lui. L'avrebbe presa per mano e le avrebbe sorriso e l'avrebbe divertita con i suoi scherzi. Lui sapeva fare un sacco di cose. Sapeva costruire le gabbiette di giunco per tenere i grilli catterini o intagliare le canne della palude per fare dei lunghi flauti. Conosceva i versi degli uccelli e sapeva riconoscere le tracce di tutti gli animali, quelle leggere della lepre e quelle pesanti del cinghiale. Conosceva la danza dei venti in tutte le stagioni e sapeva su quali alberi fanno il nido i piccioni. Lui avrebbe raccontato all'infanta tutte queste cose e lei avrebbe amato i conigli che corrono tra le felci, le ghiandaie dal becco nero, i porcospini che diventano pallottole spinose, le sagge tartarughe dalla lenta andatura. Sì, lei sarebbe venuta nella foresta e avrebbe giocato con lui. C'erano tante cose da fare nella foresta e se lei si fosse stancata, le avrebbe preparato un letto di muschio o l'avrebbe portata in braccio. Le avrebbe fatto una collana di bacche rosse, molto più bella di quella di bacche bianche che aveva al collo quel mattino. Ma adesso lei dov'era? Lo gnomo fece il giro del palazzo finché riuscì a trovare una porticina ed entrò. Si trovò in una splendida sala, bella quasi quanto la foresta, ma l'infanta non c'era. C'erano solo delle statue che lo guardavano con i loro occhi bianchi e sulle labbra uno strano sorriso. Allora scostò una pesante tenda di velluto nero tra punta di stelle e proseguì. Si ritrovò nella sala del trono, dove il re riceveva gli ambasciatori stranieri. Era una sala enorme, ornata di magnifiche stoffe e piena di oggetti preziosi. Ma il piccolo gnomo non si curava di tutta quella magnificenza. Non avrebbe mai scambiato la sua rosa bianca con tutte le perle che ornavano le tende, né con le pietre preziose incastonate nello schienale del trono. Voleva solo vedere la principessa prima che si recasse nell'arena e chiederle se voleva fuggire con lui alla fine dello spettacolo. Qui nel palazzo l'aria era calda e pesante, mentre nella foresta soffiava sempre un vento fresco e leggero e il sole con i suoi raggi d'oro faceva brillare le foglie degli alberi. E poi nella foresta c'erano anche i fiori. Forse non erano così belli come quelli del giardino, ma certamente più profumati. Sì, lei lo avrebbe seguito certamente e lui l'avrebbe fatta divertire in tutti i modi. Con un sorriso sulle labbra passò alla stanza successiva. Di tutte le stanze che aveva visto, questa era la più bella e luminosa. Le pareti erano coperte di damasco rosa, i soprammobili erano di argento massiccio e il pavimento di onice verde azzurro luccicava come la superficie del mare. C'era anche un caminetto schermato da un grande paravento decorato con immagini di pavoni e pappagalli. Poi c'era qualcuno all'altro capo della stanza, nell'ombra di un'arcata, vide
una figura che lo guardava. Era lei. Con un tuffo al cuore si mosse in quella direzione e la figura si mosse a sua volta uscendo dall'oscurità. No, era un mostro, la creatura più spaventosa che avesse mai visto, non di forme regolari come sono di solito le creature, ma gobba, con le gambe storte, una testa troppo grande e una criniera di capelli neri. Lo gnomo guardò la creatura con un'aria disgustosa e quella lo guardò allo stesso modo. Poi si mise a ridere e anche l'altro si mise a ridere. Si inchinò e l'altro si inchinò. Finalmente avanzò, tendendo in avanti la mano fino a toccare la mano del mostro. Era liscia e fredda come il ghiaccio. Ora erano faccia a faccia e si guardavano. Provò a spingere, ma qualcosa di liscio e duro glielo impediva. Lo gnomo si guardò intorno. Era strano, ma tutti gli oggetti della stanza sembravano avere un loro doppio al di là di quella invisibile parete trasparente. I quadri, le poltrone, le tende, i soprammobili, il caminetto! Allora prese dalla tasca la rosa bianca e la baciò. Anche il mostro aveva una rosa bianca in tutto uguale alla sua, petalo per petalo, e la stava baciando. E poi se la stringeva al cuore con quei suoi gesti sgraziati. In quel momento lo gnomo capì la verità e si gettò a terra piangendo. Dunque era lui, quell'essere gobbo, deforme, grottesco e inguardabile. Era lui il mostro, quello di cui ridevano tutti i ragazzi e di cui aveva riso anche la principessa, quella che lui si illudeva lo amasse. Invece si era solo divertita vedendo il suo orribile aspetto e le sue gambe storte, perché quei nobili cavalieri non le avevano lasciato in pace nella foresta dove non c'erano specchi che riflettessero la sua bruttezza. Scendevano lungo le guance, cominciò a fare a pezzi la rosa bianca. Anche il mostro cominciò a fare lo stesso e a lanciare i petali in aria. Lo guardò e vide i suoi occhi pieni di sofferenza. Allora si girò dall'altra parte e si coprì la faccia con le mani. Poi si accasciò sul pavimento e rimase lì, gemendo nell'ombra, come un povero animale ferito. Thank you.
In quel momento entrò l'infanta con le sue amiche. Quando videro il piccolo gnomo disteso a terra che batteva il pavimento con le mani deformi, si raccolsero tutte intorno a lui e cominciarono a ridere a più non posso. «Fantastico!» gridava l'infanta. «È sempre più divertente! Sembra quasi una marionetta, anche se meno naturale!» E così dicendo saltellava e applaudiva. Il piccolo gnomo non alzò la testa e i suoi singhiozzi si fecero sempre più deboli e rari. Ad un tratto diede un gemito e si girò sul fianco, poi ricadde a faccia in giù e rimase immobile. «Questo è stato davvero geniale!» disse la principessa. «Però adesso voglio che danzi per me!» «Sì, sì, deve danzare!» gridarono le sue amiche. «È molto più divertente dei giocolieri e anche delle scimmie!» Si muoveva. Allora l'infanta chiamò suo zio Don Pedro, il quale stava chiacchierando sulla terrazza con il grande inquisitore, e gli disse che lo gnomo si era addormentato mentre lei voleva che si svegliasse e danzasse per lei. «Alzati, piccolo mostro!» esclamò Don Pedro, toccandogli la guancia con la punta del suo bastone. «L'infanta di Spagna e di tutte le Indie vuole essere divertita!» Ma il piccolo gnomo non si muoveva. Allora si fece avanti il grande inquisitore, si inginocchiò accanto alla creatura distesa a terra e gli appoggiò la mano sul cuore. Poi si alzò con aria solenne e, facendo un leggero inchino, disse all'infanta: «Mia principessa, il vostro piccolo gnomo non danzerà più, ed è un peccato, perché con il suo aspetto forse avrebbe fatto ridere anche il re.» «E perché non danzerà più?» chiese la principessa. «Perché il suo cuore è spezzato.» A quelle parole la fanciulla fece una smorfia di disgusto. «In futuro», ordinò, «quelli che saranno condotti a palazzo per il mio divertimento non dovranno avere un cuore.» Poi si girò e uscì di corsa in giardino
Era il giorno del compleanno dell'infanta, la figlia del re di Spagna. Molti secoli fa, compiva 12 anni e il sole splendeva sui giardini del palazzo.